Ciao a tutti, ecco un'altra video recensione. Questa volta parliamo di Cavie, che vedete qui, di Liliana Marchesi, edito dalla Corte, è uscito ufficialmente il 29 agosto 2019, che però io avevo già acquistato in anteprima, avevamo fatto delle prime 100 copie per il Salone del Libro di Torino. Si tratta di un romanzo distopico a tutti gli effetti. Non per altro la scrittrice gestisce anche il blog Leggere Distopico, quindi un po' il suo genere. Si tratta di un romanzo con alcune venature fantascientifiche che praticamente presenta questa protagonista, Cora, che si risveglia all'interno di una barra di vetro metà congelata, chiaramente al risveglio di uno stato di ibernazione, e si sveglia all'interno di questo laboratorio in cui c'è soltanto lei all'inizio e un ex soldato di nome Curtis. I due lottano sostanzialmente per la loro sopravvivenza e nel cercare di venire a capo di questo mistero. L'inizio è tipo Matrix barra Wayward Pines, quindi ha questo inizio, in realtà di Matrix non è l'inizio, ma comunque molto molto destabilizzante, e all'inizio noi non abbiamo assolutamente idea di quale sia la storia della protagonista, che emerge con una certa lentezza. Anche il coprotagonista maschile, che arriva diciamo come narratore leggermente dopo, ha lo stesso elemento di spaesamento. Noi cominciamo a conoscere la loro storia grazie ai flashback con una certa lentezza, così come loro stessi, perché all'inizio loro non ricordano nulla, ci mettono un po' appunto a presentare le loro storie e di conseguenza anche quella che è la loro personalità. Secondo me questo elemento funziona molto bene, crea uno spaesamento che è su due livelli. Primo, non conosciamo i personaggi, ma non conosciamo neanche dove sono inseriti. Loro si svegliano da un'ibernazione, quindi non abbiamo neanche idea se si tratti di cioè, non sappiamo dove si trovano, ma non sappiamo soprattutto quando si trovano. Sono passati anni, sono passati mesi, se sì, quanti anni? Questo secondo me è uno degli elementi più interessanti da leggere. Romanzo avvincente, devo dire che, come potete vedere, è scritto anche abbastanza grande, è un romanzo corto, insomma, non particolarmente lungo, quindi si può leggere veramente in pochissimo tempo e quindi regalarvi un pomeriggio, una sera di svago. Non dico altro, vi rimando a una recensione più dettagliata sul nostro blog, themantovanis.blog, o sulla pagina Facebook. Continuate a seguirci, se avete già letto il libro lasciateci un commento e fateci sapere cosa ne pensate. Arrivederci!